Lo so, sono l'ennesima Facebook Ads che vedi, però quello che ti dirò probabilmente non te l'ha detto mai nessun altro. Diffida da tutti gli altri che ti mostrano guadagni sconsiderati senza far vedere le prove. Seguo più di 150 milioni di studenti e tutti con profitti altissimi da quando lavorano con me. Guardate qui, questi sono gli screen, oltre 149 mila dollari nei primi 6 secondi di business. Non guardare gli altri annunci, dicono tutte le stesse cose. Entra nel mio webinar gratuito e vedi che ti rivoluzionerà la vita. Ma anche basta. Direi che mi ritengo pienamente soddisfatto della parodia che vi ho mostrato pochi istanti fa, perché secondo il mio parere ritrae al 100% lo sparatore di cavolate per eccellenza del web, questa categoria di persone incredibili. AirPods, video fatto con l'iPhone di scarsa qualità perché non si sa mai, ci occupiamo di rendering, codec, eccetera, eccetera. Tutti quelli che hanno fatto gli annunci prima di me fanno schifo, il mio webinar ti salverà e cambierà la vita, ti vendo il mio corso e siamo tutti contenti. O forse no. Ma il video di oggi non si baserà su questo argomento, fortunatamente, bensì su uno più serio. Vale la pena fare dropshipping nel 2021? Beh, direi di incominciare con il video vero e proprio. Buongiorno signori, buongiorno a tutti e bentornati qui in un nuovo video. Finché non faccio questa intro, io non reputo il video iniziato. Scherzi a parte, volevo portarvi questa discussione sul canale perché ancora nel 2021 si sentono tante voci e c'è poca chiarezza per quanto riguarda il business del dropshipping. Ma cos'è questo dropshipping? Penso che ormai lo sappiano tutti, però in breve voi vendete merce che non avete fisicamente e non dovete comprare. Fate un sito web, fate delle pubblicità, l'utente arriva al vostro sito e acquista. In automatico, tramite dei sistemi, dei tool che si trovano online, parte un ordine su AliExpress o su altri siti cinesi e l'ordine va direttamente al cliente. Quindi voi prendete la differenza, quello che vi rimane di guadagno e tutto è automatico. Sembrerebbe facile ed è quello che dai corsi trapela, facilità. Poco investimento, poco tempo, quindi occupiamo mezz'ora al giorno, 50 euro di investimento e iniziamo a fare centinaia di migliaia di dollari a settimana. Troppo facile, vero? E infatti non è così. Intanto voglio premiare tutti coloro che prima di me hanno fatto un video su questo argomento aprendo gli occhi sulla situazione. Ma io oggi volevo aprire una vera e propria discussione ponendo altri quesiti che io mi faccio e soprattutto altre problematiche che ritengo che ci siano in questo argomento e volevo vedere voi nei commenti, quindi mi raccomando scrivetemi cosa ne pensate di questo argomento qui, quindi del dropshipping, soprattutto nel 2021. Lo sottolineo perché tra poco vi dirò la mia. E quindi lasciamo anche un bel like in modo tale che questo video lo vedano più persone possibile. Magari condividetelo a un vostro amico che fa dropshipping in modo tale che lui ci possa dire la sua. Partiamo forse dalla base, l'investimento. Si pensa che per il dropshipping basta fare un sito gratis su Shopify, comprare un dominio per 2 euro e sia finita lì. O magari fare un annuncio pubblicitario di 10 euro su Facebook. Purtroppo non è così. La maggior parte del budget va utilizzato in test, perché non è che la prima campagna pubblicitaria che facciamo su Facebook funziona o su Instagram funzioni così in un attimo. Probabilmente ci vuole un budget che va dai 100 ai 200 euro di test per poi arrivare a un'inserzione che funzioni e investire almeno altri 200-300 euro su quell'inserzione che funziona in modo tale da convertire le vendite. Quindi il primo blocco è avere dei soldi da investire in test che magari non rivedete più. Io ho fatto un esempio, 100-200 euro potrebbero essere di meno come potrebbero essere di più. E quindi questo è già il primo gap che dai corsi, dalle pubblicità, non emerge. Non è che bastano 10 euro di annuncio e si trova l'annuncio che funziona. Non esiste un template di annuncio che funziona, ci sono dei consigli, delle cose che funzionano di più, di meno. Ma non ci sono annunci che copiamo e incolliamo e sappiamo che convertano. Primo, proprio questo è il primo step dei tanti. Secondo, il prodotto. Non è che vedendo le classifiche dei più venduti su AliExpress, di Hgate e simili, sappiamo di per certo che quei prodotti venderanno anche a noi. Non è per forza così, magari il mercato è saturo. Ci sono tante osservazioni e test da fare anche in questo ambiente, quindi la selezione dei prodotti da vendere. E poi ricordiamoci che nel 2021 ormai è più che appurato che l'utente medio conosca l'esistenza di questi portali cinesi dove le cose costano poco. Wish fa talmente tanta pubblicità che probabilmente anche chi non sa dell'esistenza di internet a momenti conosce Wish.
E secondo voi una persona non si fa un dubbio di cercare su Wish se lo conosce il vostro prodotto? Questa cosa probabilmente nessuno la dirà, nessuno mai l'ha detta, c'è questo pericolo. Che magari l'utente gli arriva la pubblicità, gli interessa il prodotto, ma magari se lo cerca su Amazon e vede un prezzo maggiore, per carità. Se lo cerca su AliExpress, su Wish, e lo trova a un decimo del prezzo. Certo, non tutti faranno così, non tutti sono utenti così consapevoli, ma c'è anche questo rischio. E secondo me non è un rischio affatto basso, è molto pericoloso. Il sito. È vero che è facile creare un sito web. Scusatemi per il naso rosso, ma non lo so, mi prude, penso che sia allergico a qualcosa, ma fa niente. Fare il sito web è semplicissimo, è vero, ma tu sai creare un sito web che ti permetta di convertire maggiormente? È un'altra problematica, riuscire a disporre il sito in modo tale da vendere. Non è una cosa da sottovalutare. Sempre ritornando al discorso annunci, e più che annunci profitti, non ci dimentichiamo che è vero che il prodotto lo paghiamo 2 euro e lo vendiamo a 15, ma magari ci dobbiamo spendere 12 euro di pubblicità. E vi ricordo che sorpassata una soglia bisogna fatturare. A me pare che ci sia una legge, ora non mi ricordo perché un po' mi sono informato, ma non mi sono mai voluto buttare in questo business per tutte queste problematiche, una legge che permetta di aprire temporary store anche online, che però non superi una durata di 30 giorni l'anno. Quindi dopo quelli, se vendiamo, dobbiamo aprirci partita IVA, quindi abbiamo anche il costo di una partita IVA. E quindi dobbiamo stare attenti al fatto che i nostri annunci convertano ad un prezzo più basso possibile. Altra problematica. I resi. Alcuni ne parlano, altri no. Come faccio a fare un reso? È vero che alcuni dicono, sì, non c'è bisogno di spaventarvi, basta che chiedate al venditore come muoversi e poi di conseguenza voi fate. Ho capito, ma l'utente vi contatta, che ne so, l'1 febbraio, che ha questa problematica. Voi contattate il cinese che sta di là, che vi deve capire, ok che scrivete in inglese, però vi deve capire. Passano 2 giorni e siamo già al 3 febbraio e l'utente non ha ricevuto risposta o una risposta approssimativa. Dopodiché voi rispondete all'utente, quindi a parte fare un casino perché dovete fare da tramite, c'è comunque il rischio che cosa gli fate fare? Gli fate rispedire il prodotto in Cina? Fate pagare all'utente? Gli fate un rimborso completo e gli lasciate il prodotto, cosa più probabile, però appunto perdete i profitti. E con tanti prodotti cinesi è possibile che l'utente si infastidisca o si deluda di quello che è il prodotto che gli arriva a casa. Quindi la percentuale di resi, è vero che bisogna appunto valutare molto bene il prodotto che andiamo a prendere proprio per evitare queste problematiche, ma soprattutto all'inizio, secondo me, l'errore è molto elevato anche sotto questo punto di vista, anche perché l'utente non pagherà poco il prodotto, lo pagherà tanto, quindi si cerca anche di garantire una qualità in più in qualche modo, che non è facile dare dato che il prodotto non è nelle nostre mani. Bisognerebbe fare un ordine di test, provarlo e vedere se ci sia un po' di qualità in quello che vendiamo. Non è un discorso assolutamente semplice. Forse vi ho riempito un pochino la testa, forse vi ho deluso, ma il mio obiettivo era quello di aprirvi gli occhi e soprattutto di sentire anche la vostra, perché magari ci sono dei dropshipper tra quelli che mi seguono che fanno ancora 2-3 mila euro a settimana. E per carità, ecco, io non voglio escludere il fatto che con questo business si possa guadagnare, è un business che può essere molto redditizio, però più andiamo avanti, più Wish, AliExpress e compagnia bella si sponsorizza, più è difficile vendere e soprattutto ormai è diventata una moda. Non è più un business. Molti lo fanno per dire faccio dropshipping e poi sono in perdita di 50 euro al giorno. Quindi aprite bene gli occhi. Aprite bene gli occhi. Mi raccomando, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video e attenzione!